Allora, ragazzi, buon appetito! Buon appetito! Oh, ma chi è all'ora di pranzo? Vado a controllare. Ciao, Anita! Hai bisogno di qualcosa? Oh, capisco! La più piccola, intendi? Ma i nonni non ci sono? Ah, accidenti! Avete capito con chi sta parlando? Anita, la nostra vicina di casa. Sì! Che noci, dobbiamo lavorare! Ma potrei chiedere alle mie figlie. Sono grandi e responsabili. Perfetto, allora torna qui tra mezz'ora. Allora, ragazzi, come avrete sentito, Anita ha bisogno di aiuto. Oggi è fuori col marito e non sa con chi lasciare la figlia più piccola. Quindi ho pensato di proporre Skipper e Stacy. Io e Ken lavoriamo. Perché non anche me, mamma? Chelsea, sei così piccola. Praticamente avete la stessa età. Lo lasceresti morire di fame. Non abbiamo la stessa età. Quella bambina non sa neanche camminare né parlare. Ma chi ti ha detto che io e Stacy ci siamo? Io oggi devo uscire. Ehi, non te lo starai inventando per non badare al bambino? No, tu invece sei libera, Stacy. Mamma, io non so badare ai bambini. Sono stupidi, piangono e puzzano. Oh, Stacy! Stacy mica ci vuole tanto. Basta che gli dai da mangiare, lo lasci un po' dormire. Andata! Allora, Stacy, in questa busta ho tutto l'occorrente che mi ha dato Anita. Omogenizzati, pannolini, eccetera. Ed ecco qua la bambina. Si chiama Chloe, guarda che bella. Bella? Un bebè uguale agli altri? Allora io vado, prenditi cura della piccola. Sì. Ah, eccoci da sole, Chloe. Certo che da vicino sei ancora più brutta. I bebè sono brutti, sì. Non so cosa dirti. Che conversazione noiosa. Cosa dovrei stare? Ore e ore qui, con un bebè che non risponde. Dovrei chiamare qualcuno a farmi compagnia. Ciao, ciao, Stacy. Allora, che cosa facciamo a casa tua oggi? Ma che cos'è quel coso lì? Non sapevo tua madre avesse un quarto figlio. Congratulazioni, Stacy. La tua sorellina è adorabile. State zitti! Questa non è la mia sorellina, si chiama Chloe ed è uno stupido bebè a cui devo badare. E ci hai chiamato per fare babysitter? Non mi piace. E invece starete qui, così magari sarà più divertente e più facile badarlo. Ecco, le tue urla l'hanno agitata. Che facciamo? Che facciamo? Forse si è solo agitata per le mie urla, aspettiamo. Basta, basta, per favore! Adesso piango pure io. Mi sa che non erano le tue urla che l'hanno agitata. E che cosa potrebbe avere? Fame? È la cosa più plausibile. I bebè hanno sempre fame. Ma come la sfamiamo? Prendono gli omogenizzati a quest'età? Il latte o entrambi? Beh, se troviamo degli omogenizzati nel sacchetto, gli daremo quelli. Il latte non lo so manco scaldare. E poi chi ha il biberon? Ehi, ragazzi! Mi pare di... Ecco, ho trovato qualcosa! Oh, speriamo si zittisca. Allora, Chloe, ora devo darti da mangiare, ma tu devi collaborare perché io non so farlo. Quindi, se io ti porgo il cucchiaino, tu mangia e non sbrodolare. Ragazzi, sei fermata! Aveva proprio fame. Forza, mangia! Ok, sta mangiando. Ehi, ma lascia il cucchiaino! Oi, oi, guarda che ci devi mangiare con sta cosa, non giocarci. No, no! Santo cielo, sto schifo nel letto! Oh mio Dio, e come ci dormi stanotte? Che simpatico, Ricky! E adesso dobbiamo anche pulire! Questa giornata è già un inferno dall'inizio! Mi sono macchiata pure i pantaloni per colpa di quella pappina! Disgustoso! Voglio vedere te a darle da mangiare! Su, vieni qua! Adesso mi sembra a posto! Beh, ora è così tranquilla! Possiamo rilassarci, guardiamo un po' di TV! Ok! Sganciata, mamma mia. Sganciata? Oh mio Dio, Ricky. No, ragazzi, non ho fatto niente stavolta. Però penso di sapere chi è stato. Sento qualcosa di molle sul mio braccio, che prima non c'era. Non starei mica insinuando che se l'hai fatta addosso. Ah, la mia gamba! Ah! Il mio braccio! Sì, ma guarda che c'è il pannolino apposta. Non è mica arrivata fino al tuo braccio. Sì, ma
si è impregnato di puzza. Sì, ma la cosa peggiore è che se non cambiamo il pannolino continuerà a piangere, sentiremo la puzza. Io devo andarmi a lavare il braccio, quindi lo fate voi. Forza, Stacy, facciamolo insieme. Prima mi avete aiutato? No, quindi ora lo farei da solo. Ma questo fa molto più schifo. Il bebè piange, quindi muoviti. Ho finito. Addirittura la mascherina, Bob. Beh, non ti biasimo. Chissà che tanfo senza il pannolino. Chiudi quella fogna di bocca. Beh, ora che è stato sfamato, ha fatto i suoi bisogni, starà a posto per ore. Ah, possiamo finalmente rilassarci. Riaccendiamo la TV allora. No, non è possibile! Ma abbiamo fatto tutto! Avrà ancora fame! Io non voglio pulire di nuovo la sua pappa! E io pulire un altro pannolone! E invece dobbiamo! Lo farò io stavolta! Dai, Chloe, fai la brava! Mangia la pappa! No, no! Non in faccia! Aiuto, ragazzi! Non sembra che Chloe abbia fame! Controlla il pannolino! È pulito! Ma allora che cos'ha? Innanzitutto pulisciti! Ok. Ho capito! Forse deve dormire! Ma certo! Beh, allora dormisse! Perché piange? Perché i bambini sono stupidi e vogliono una canzoncina prima di dormire. Forza, Stacy, tu che sei la ragazza del gruppo dovresti cantare meglio. Ninna nanna ninna oh, questa bimba chi la do? La darò alla Befana che la tiene una settimana. Sì, ma basta! Stacy, fai solo peggio, mi sa che la stai spaventando. Ninna nanna ninna oh, questa bimba chi la do? La darò alla Befana che la tiene... Basta, lasciate cantare me. Te... Continua a chiedermi perché fa il Mario Bros e sei Yoshi. Fancubo te, quel bambino che fa gossip. Ok, 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 ok. Da drammi prendono alle spalle. Continua a chiedermi perché. Ricky, sei più stonato di noi. Forza, pensiamo a un'altra canzone. Aspettate, ragazzi, ma sto dormendo. Che cosa? Quella canzone cringe ha avuto la meglio sulle ninna nanne classiche. Cantata poi in modo terribile. Le generazioni d'oggi sono cambiate. Ringraziatemi dopo. Certo che saresti un ottimo padre, Ricky. Non trovi anche tu stessi? Infatti! No, non è assolutamente vero. Io odio i bambini. Sì, l'hai fatto e invece sì, sei così. Proprio bravo. L'hai detto pure la pappa prima. Vero? Esatto.